Quindi adesso lascio un attimo la parola all'architetto Antonella Fazzetti di Tor Vergata, docente di composizione architettonica, se c'è l'interruttore. Sempre per continuare a parlare di questo lato più progettuale, ecco, cerchiamo di capire il modo in cui ci può essere data una mano anche dal punto di vista più architettonico, nel rispetto ambientale, con tutto quello che ci siamo visti, nel rispetto della legalità, per strutturare questo progetto ambizioso. Buonasera, intanto ringrazio anch'io Agostino, perché ho conosciuto non da molto tempo, devo dire, e abbiamo avuto un primo sopralluogo sotto le feste di Natale sul lungomare di Ostia. Ci siamo in qualche modo così anche, insomma, nata subito una grande simpatia, intendo dire, io sono un insegnante, sono un professore associato di composizione architettonica urbana all'Università di Roma Tor Vergata, dove esiste questo corso di laurea che si chiama di architettura, quindi abbiamo un po' questa commissione tra gli architetti che diventano gli ingegneri e gli architetti. E in che senso, insomma, la mia, così intanto la mia presenza, il significato della mia presenza qui ora non è quello né di fare grandi promesse, neanche, diciamo, di trovare in questo momento delle soluzioni. In realtà io sono qui, diciamo, in veste di chi in un certo senso si occupa del progetto urbano. E in che senso? Nel senso del significato poi del progetto, cioè il progetto, ma ciò che guarda il futuro. Io avevo fatto un minimo di ragionamento prima di venire qui. E tutte le previsioni, sia di quelle, diciamo, di tipo normativo futuro, che anche la caldissima presentazione di Isabella del suo passato in questo argomento, insomma, di questi muri che in un certo senso stanno così veramente disturbando, ora, per essere gentili nel termine. Io ho dovuto piano piano cambiavo rotta sui ragionamenti che avevo fatto, perché pensavo di parlarvi del margine, del senso del margine, ma è chiaro, questi non sono più dei margini, non sono nulla. È vero che la città in un certo senso nel tempo pone dei sigilli, ma questi sigilli li potremmo forse guardare come oggi con l'occhio di chi dice vabbè, abbiamo tanti edifici, tanto costruito, tanti stabilimenti, alcuni anche, insomma, direi con un certo pregio storico, questo lo sapete tutti, e in questa prima analisi evidentemente però mi viene da dire che non è la città che ha messo i sigilli, ma nel caso di Ostia questi sigilli li ha messi qualcun altro, e questo è il grosso problema sostanzialmente, perché noi siamo un po' abituati a parlare con delle parole che in un certo senso sono spesso anche molto aggettivate, questo lo facciamo per riuscire un pochino a volte a dare il senso di quello che stiamo immaginando. Però è vero, questa città non ha messo sigilli, se li sta trovando in maniera, direi, un po' perentoria, un po' pesante, un po' troppo. È chiaro che io, infatti, con Agostino abbiamo fatto un po' di ragionamenti, e lui è per demoliamo, no? Mi faceva un po' di discorso, cioè diamoci cauti, perché comunque questa città ha una sua memoria, ha anche una sua identità, direi, con, diciamo, di continua relazione comunque con lo stabilimento, no? Io ho fatto uno studio di 3 anni richiesto dal comune di Senigallia, che lì, non so chi conosce Senigallia, lì c'è una situazione abbastanza fastidiosa per i cittadini, ma rispetto a questa di Ostia è niente, no? Cioè, loro hanno l'infrastruttura, hanno la ferrovia, hanno purtroppo la statale, poi hanno la loro spiaggia, e quindi già varcare, diciamo, le due grosse infrastrutture è un po' antipatico e pesante, e poi hanno in genere un muretto, già quello dà fastidio. Hanno poi un'altra realtà, che è quella di, adesso vi faccio questo paragone perché sono due situazioni completamente diverse, no? Loro hanno poi questa bellissima usanza di impacchettare tutto per l'inverno, in modo tale che comunque il mare si viva anche in due modi completamente diversi. Io ho fatto fare diverse tesi di laurea in Senigallia, a parte questo studio poi chiesto come conto terzo all'università, in cui appunto lì si cercava di trovare delle risposte, e le risposte, ad esempio, in quel caso lì si sono indirizzate nel cercare di riscoprire il mare un pochino più dall'alto. Ho cercato di pensare questo anche per Ostia, effettivamente non è così semplice e possibile. Io adesso ragiono da progettista, io non mi sto ponendo chiaramente tutte le questioni dolose con cui giustamente prima di tutto ci si deve confrontare.
E quindi diciamo che questo problema del margine, questo margine poi di fatto non c'è niente di più perentorio e ambiguo del margine, no? Il margine per noi a volte è qualcosa che potrebbe anche trovare, diciamo, la sua essenza, il suo fascino, il suo interesse, no? Lo vogliamo con questa specie di luogo quasi intangibile, perché esiste, ma di fatto però poi all'interno trova in sé alcune, diciamo, alcune resistenze che in un certo senso però potrebbero essere varcate attraverso magari delle soluzioni progettuali. Cioè, siamo immaginati a vederlo in un certo modo. Però di fatto qui il problema è, io capisco, che è molto molto più pesante. Allora, io sono qui in una veste sostanzialmente, è quella di poter offrire qualcosa. Cioè, io insegno questa materia, io ho detto ad Agostino, molto volentieri, metto a disposizione dei workshop di progettazione, delle attività anche al limite di tesi di laurea, un dottorando. Io posso anche fare queste operazioni per fare, diciamo, degli studi in previsione di un, mi auguro, presto miglioramento di questa situazione. Perché questo? Perché, insomma, io immagino che, come sempre, le menti giovani aiutano sicuramente. Io li posso condurre, come faccio sempre, però di fatto io spesso colgo nella, così, in questa freschezza della gioventù, senza usare la solita retorica della gioventù, però è vero, io noto questa capacità forse di guardare con quest'idea sempre che io insegno del proiecto, cioè guardiamo oltre, noi dobbiamo riuscire a guardare veramente oltre. L'idea che, Ostia, adesso io lo dico proprio, magari forse non saranno tutti perfettamente d'accordo, però l'idea che Ostia riesca a conquistare poi questo diciamo un po', un'immagine così alla, non so, abbiamo visto che ha fatto la Castellaneta, beh, forse no, non lo sarà mai. Però in un certo senso l'input che io ho cercato di dare adesso ad Agostino, che è stata un po' questa la proposta, era quella di lavorare su un chilometro. Cioè, sceglieremo in poche parole un chilometro del tratto urbano, quindi della zona interessata e la zona con cui ci si potrà in qualche modo confrontare, quello però che ci dà l'opportunità di cogliere le maggiori potenzialità, anche in termini proprio di, insomma, fatto reale che forse nel tempo può trovare una vera e propria trasformazione. Inutile fare progetti se poi sappiamo benissimo che non potremo mai realizzare, quindi in quel caso quasi non ricade anche il senso di un lavoro del genere. Però vorremmo provare a scegliere, io oggi insomma anche un po' sentendo parlare sto piano piano cercando di capire quale potrebbe essere questo chilometro, ma lo faremo sicuramente con altro sopralluogo, magari con l'aiuto anche di qualcuno, e troveremo questo chilometro e su questo io metto a disposizione appunto la mia competenza per riuscire a proporre dei progetti in previsione, diciamo, di questa Ostia sicuramente che riconquista e riacquista il suo mare. Io parlo di Ostia, non parlo romano, non perché sto dividendo, perché comunque a mio avviso i primi a dover in qualche modo godere innanzitutto sono proprio chi fino ad oggi ha sopportato una situazione così pesante, e quindi i cittadini di Ostia. Poi noi romani volentieri, tanto ci veniamo sempre al mare, quindi comunque, però insomma, mi sembra anche molto importante che prima di tutto si sentano i cittadini, poi la dobbiamo ridare a tutta la città, anche a Roma ovviamente, questo mi sembra altrettanto giusto, ma noi siamo pendolari di fatto. Sostanzialmente invece chi ha così l'Ostia, mi aspetto che insomma piano piano ci sia un po' un confronto, cioè perché però voglio dire questo, che non voglio iniziare a fare questa attività, mi metto io a tavolino, mi faccio una passeggiata, trovo con gli studenti un po', magari faccio workshop di progettazione, trovo con magari il mio chilometro significativo e poi lo leggo veramente. Quindi insomma mi propongo un lavoro un po' più strutturato, direi strategico, condiviso soprattutto con chi potrà dare eventualmente una mano in questo. Vi ringrazio. Grazie.